ragazzi, benvenuti al corso che abbiamo fatto con la serie lineare. Allora, oggi è la prima lezione del corso di fondamenti di Internet e Reti. Benvenuti innanzitutto, so che siete felicissimi per l'inizio del nuovo semestre, delle nuove lezioni. Voi siete lo scaglione di MPJ, sarebbe il terzo scaglione, giusto, c'è qualcuno di altri scaglioni, no? L'anno scorso avete fatto il corso, o meglio, quello, chi magari sta riseguendo il corso l'ha fatto col professor Filippini. Se ci fosse qualcuno qui che ha fatto il corso con lui, lo tranquillizzo sin da subito, i contenuti sono uguali praticamente, c'è qualcosa di magari un po' diverso che però è uniforme su tutte le quattro sezioni del primo anno di informatica, ingegneria informatica. Quindi qualora ci fossero delle differenze, sono comunque molto lievi. Allora iniziamo, partiamo, la lezione di oggi la dividiamo più o meno in due parti, c'è una prima parte in cui prima della pausa do delle informazioni generali, faccio una brevissima introduzione sul corso, sulla storia di internet e su come sono nate le reti, e poi la seconda parte del corso, magari un po' più breve dopo la pausa, sarà dedicata all'introduzione delle tematiche del corso. Vediamo quanto tempo ci rimane. Allora, questo che vedete qui, in realtà, questa è una slide con cui mi piace sempre iniziare il corso, in realtà non sono pochi l'archivio perché sta iniziando l'anno, ma è la mappa di internet. Ok, vedete questi puntini che forse si vedono un po' sfocati, o meglio, gli estremi di questi collegamenti, di questi tutto a posto, con la cadena è andata. Non va a andare il cavo diretto lì. Degli studi, delle mappe fatte proprio su internet, anche più datate, potete sbizzarrire a vedere un po' l'evoluzione, no, delle mappe su internet. I colori rappresentano i vari continenti, se non ricordo male, il rosso è l'Europa, il blu mi pare l'Asia, l'America sono i siti verdi. Vedete che al centro c'è molto verde, che significa che i siti americani sono quelli più linkati con altri siti. Mentre le isolette, vedete, ci sono delle isolette rosse o delle isolette blu, anche verde o altre, ma la maggior parte dei rossi sono verdi, sono isole, quindi sono siti linkati tra loro. Questa breve parentesi, iniziamo con le informazioni generali sul corso. Allora, io sono Francesco Musumeci, il mio ufficio si trova nella sede di Leonardo, al Dipartimento Elettronica e Informazioni di Ingegneria. Chi conosce quella sede lì, l'edificio si trova vicino al campo sportivo Giuliano, dove c'è il FUS praticamente. Il mio orario di ricevimento, qui ci sono i miei contatti, mia mail, mia pagina personale, allora vogliate vedere altre informazioni. Il materiale del corso ve lo fornisco tramite Meet, qualcuno di voi vedo che è già iscritto, visto già un buon numero di iscritti al corso su Meet, lì organizzerò tutto il materiale del corso, sia della parte di lezioni, esercitazioni, sia della parte di laboratorio che verrà svolto dal dottor Roman Ayuso. Okay? Non ci sono date fisse per i laboratori né per le esercitazioni, vi dirò di volta in volta, o meglio, una pianificazione più o meno settimanale, cosa si farà nella settimana che segue. Okay? Allora, ricevimento,
Globalmente, generalmente io potete trovare in ufficio sempre, diciamo così, in questo slot qui, martedì mattina. E tra l'altro è, se non sbaglio, uno slot in cui non avete lezioni, corretto? Quantomeno quelli del primo anno, ci prevede il primo anno, martedì mattina forse avete lezioni, allora dovete spostare al pomeriggio quando non dovreste averlo, ok? Allora magari lo sposto al pomeriggio. In ogni caso, non è uno slot fisso, potete sempre, possiamo sempre concordare appuntamento, un appuntamento extra orario di ricevimento via mail quando volete. Ovviamente anche in aula durante le pause sono disponibili a chiarire i vostri eventuali dubbi. Mi raccomando, usate il ricevimento, comunque abbiate la costanza di chiarire i vostri dubbi man mano che studiate. Questo presuppone che studiate man mano, questo è il mio consiglio, quindi vi consiglio fortemente di studiare il corso, siccome è un corso da 10 crediti, un corso in cui c'è tanta roba, c'è tanto materiale, tante non solo nozioni ma anche concetti, quindi non solo informazioni da memorizzare, mi piacciono le cose a memoria, però alcune di queste lo sono, però al di là delle cose da imparare a memoria, che ridurrò all'osso, ci sono tanti concetti. I concetti è bene chiarirli non tutti alla fine, a ridosso delle prove in itinere, perché sennò siete già in 270, siete già a metà di 1000, se venite tutti alla fine il rischio è che non possa soddisfare tutti, ok? Quindi il mio consiglio forte è di chiarire subito qualunque dubbio vi venga in mente, anche a lezione. Non abbiate comunque paura di alzare la mano se anche una domanda vi dovesse sembrare banale. Ok, la mail del mio collaboratore è questa qui, che vedete scritta qui in basso, omran.aiuto@polimi.it. Come vi dicevo, non ci sono degli orari fissi per i laboratori, ma ne farete 6, quindi in 6 giornate, sempre in queste aule dove facciamo lezione, cioè questa o quella di mi pare sia 04, quindi in una delle aule potete fare il laboratorio liberamente senza bisogno di avere strumenti particolari. L'unico strumento che vi servirà sarà il vostro portatile. Okay, andremo più avanti, vi spiegherò più nel dettaglio cosa di preciso servirà. Ok, facciamo una breve panoramica del corso, di cos'è, come è nata internet, qualche breve cenno storico, non prima però di avervi fatto 5 minuti di orientamento, perché come sapete questo è il primo corso che si occuperà delle tematiche di comunicazione, no? Quindi sapete che il primo anno di ingegneria informatica è comune a tutti. Dal secondo anno comincerete ad essere messi davanti a delle scelte sulla organizzazione del piano di studi. Questo è il primo corso che in un certo modo vi dirà un'indicazione su cos'è il percorso di comunicazione. Okay? Allora, lo scopo del corso fondamentalmente è quello di farvi diventare dei piccoli esperti, non proprio piccoli, degli esperti in internet. Dove per esperti si intende delle persone in grado di capire non solo l'utilizzo, come funziona internet lato utente. Chiaramente voi che siete nati nel pieno, che siete cresciuti nel pieno della evoluzione di internet, sapete meglio di chiunque altro utilizzare internet, no? Però l'obiettivo del corso è farvi mettere anche dall'altro lato della barricata e farvi capire come far funzionare internet e come farlo evolvere, no? Perché poi voi sarete quelli che voi o qualcuno di voi saranno tra quelli che dovranno poi sviluppare o comunque utilizzare lato progettisti, lato diciamo ingegnerizzazione la tecnologia nuova, la tecnologia futura di internet. Allora, fondamentalmente sapete che internet è alla base di molti servizi utilizzati oggigiorno, inizialmente le applicazioni internet erano banali, erano semplici, forse poco appealing. Quello che invece supporta oggi internet è una stragrande varietà, una
una enormità di servizi che è appunto senza l'infrastruttura che c'è al di sotto, cioè senza internet, senza le reti, senza quello che vedremo nel corso, non avrebbe possibilità di esistere. Quindi quello che si prefigge il corso è farvi imparare, quindi insegnarvi a capire come è fatta internet dal punto di vista tecnologico, come è fatta internet dal punto di vista delle regole, dei cosiddetti protocolli che la gestiscono, e soprattutto essere pronti a evolverla, no? Quindi imparare a sviluppare e imparare i concetti che già conoscete. I 5 minuti di orientamento iniziano adesso. Quindi vi dicevano, al primo anno in comune, dal secondo anno avrete delle scelte, al terzo anno diventerete o l'uno o l'altro, carne o pesce. Tuttavia ci sono delle possibilità per procrastinare la scelta, perché non è neanche giusto, però ci sono delle possibilità al secondo anno che non vi permettono di battezzarvi già da subito con i corsi che scegliete o dell'uno o dell'altra scuola, diciamo. Poi vabbè, per il passaggio alla laurea magistrale, ovviamente il passaggio è diretto se scegliete un corso o altro, quindi chi sceglie al terzo anno l'orientamento IF va direttamente, senza nessun obbligo, senza nessun debito, alla laurea magistrale di ingegneria informatica. Lo stesso per chi sceglie l'orientamento COM, non ha obblighi di alcun tipo per l'accesso alla laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni. I passaggi incrociati sono altresì possibili, in quel caso lì, a seconda della storia dei vostri 3 anni, ci possono essere degli obblighi da colmare, ovviamente, no? Allora, vediamo prima cosa sarà per voi il prossimo anno. Non vi voglio dare dei consigli stringenti, vi voglio presentare un po' le varie scelte, perché voi siete ormai quelli del quarto anno, o meglio, cioè il vostro è il quarto anno in cui si è fatta la fusione. Si è visto che nel corso degli anni gli studenti non hanno ben capito sin dall'inizio come orientarsi tra le due scelte, ma soprattutto tra i vari corsi. Allora, queste slide che vi mostro, e che poi vi metto a disposizione insieme al resto delle slide del corso, vi potranno essere d'aiuto per fare una scelta più consapevole, no? Per capire cosa avete davanti. Allora, il primo, questo è il piano di studi da compilare poi al secondo anno. Fino ad ora non avete avuto possibilità di scelta perché il primo è in comune, ma al secondo, come vedete, avete già delle scelte. Allora, le prime scelte sono queste evidenziate. Per esempio, in giallo avete da scegliere, avrete l'anno prossimo da scegliere 10 crediti fra scelta 1, è il corso di elettromagnetismo e campi, che è un corso prettamente della 10 crediti prettamente dell'indirizzo COM, quindi l'indirizzo telecomunicazioni, oppure gli altri 10 crediti, oppure potete in alternativa a questo elettromagnetismo e campo fare un corso che si chiama logica e algebra, che è tipico invece del percorso di informatica, e scegliere 5 crediti liberi da una tabella che vedremo tra un po', o meglio, di cui vi parlerò tra un po'. Quindi alternativa 1, scelta gialla, alternativa 1, elettromagnetismo e campi, percorso comunicazioni tipico, scelta 2, logica e algebra, più 5 crediti liberi, di cui adesso vi dico. Scelta verde, potete scegliere, qui c'è out. Sono due corsi molto simili, diciamo così, sono due corsi analoghi, lo vediamo subito, che si chiamano probabilità e statistica per l'informatica e informazione e stima, ok? Sono tutti e due corsi a 10 crediti. Qual è la differenza tra i due corsi? Il primo è un corso sostenuto, un corso erogato da docenti in matematica. Il secondo è invece un corso di formazione e stima che è erogato da un collega della sezione delle comunicazioni. Quindi, di fatto, le nozioni teoriche che ci sono alla base dei due corsi sono più o meno comuni.
Quello che cambia è l'applicazione di queste nozioni teoriche, perché il secondo corso, informazione e stima, è più orientato allo sviluppo di use case, di casi di studio di tipo telecom, di tipo telecomunicazione. Okay? Fondamentalmente le telecomunicazioni hanno una grossa componente di contenuti basati sulla teoria dei fenomeni aleatori, quindi sui processi aleatori, sulla stima, eccetera. Quindi l'obiettivo di quel corso è darvi le basi e in più fornirvi degli use case specifici per l'orientamento di comunicazione. Questo non vuol dire che chi sceglie probabilità e statistica per l'informatica non avrà in seguito quelle basi necessarie per sviluppare quel corso lì, per perseguire il percorso delle comunicazioni, ma sappiate che sin da quel corso lì c'è un orientamento più verso quel percorso. Allo stesso modo, anche chi vorrà scegliere informatico è indeciso, non è necessariamente detto che se sceglie informazione e stima si preclude qualcosa, ok? Quindi in ogni caso i due corsi possono anche essere scelti in maniera libera, ma nel secondo c'è quella postile. Quindi questa è la scelta verde. La scelta gialla ne abbiamo già parlato, ok? L'unica cosa che mi rimane da dirvi sulla scelta gialla è su quegli insegnamenti del gruppo libero, quindi della tabella che è chiamata tabba, è una tabella da quel nome lì. Fra questi insegnamenti qui, quindi fra questi corsi qui, ce n'è uno da 5 crediti che si chiama eccola qua, che si chiama onde elettromagnetiche e mezzi trasmissivi, ok? Quindi vi dicevo, la scelta che avete qui è fra elettromagnetismo e campi, telecom, e 5 più 5, dove i 5 fissi sono logica e algebra, i 5 liberi sono quello che volete su quella tabella TAB. Ma nella tabella TAB c'è un corso da 5 crediti che è analogo a quello da 10 di elettromagnetismo e campi. Quindi volendo, chi non vuole battezzarsi subito con elettromagnetismo e campi, chi non vuole dire sin da subito io voglio fare telecom, può salvare, come dire, capo e cavoli facendo logica e algebra e questo corso da 5 crediti di onde elettromagnetiche e mezzi trasmissivi, che comunque abbia contenuti anche di quel genere. Vi ho più confuso che non convinto. Se avete domande, fatele pure, non vi preoccupate. So che è una scelta, cioè che ancora avete un semestre davanti. Prego. L'esame di misure? Allora, non mi chiedete i contenuti di tutti gli esami, io vi parlo delle scelte. Questo ho voluto mettere l'accento su questo corso qui per dirvi che comunque, anche non facendo la scelta elettromagnetismo e campi, quindi se eliminate questo e quindi andrete a ricadere sui 10 crediti 5 più 5, i contenuti di quello che perdete li potete comunque trovare in quell'altro. Poi per i contenuti di ciascun corso è meglio che andiate a guardare sui dati, ok? Ultima scelta è scelta rossa, fra algoritmi e principi dell'informatica, segnali per le telecomunicazioni. Ovviamente sono 11 crediti, ma di fatto dovete scegliere fra API e segnali, tra algoritmi e principi dell'informatica e segnali. Chiaramente questi sono due esami, ciascuno con forte connotazione, informatica il primo, comunicazioni l'altro. C'è la scelta, ma nonostante questo è una scelta che dovete fare al secondo anno, ma nonostante questa scelta potete comunque recuperare al terzo anno, perché questi due esami possono essere scelti anche al terzo anno, negli slot liberi. Okay? Quindi, quattro scenari. O sono deciso a fare comunicazioni, o sono deciso a fare
Telecom, oppure sono indeciso ma un po' più tendente all'uno, un po' più tendente all'altro. Se sono indeciso 50 e 50, cercate di orientarvi anche magari sulla base del corso nostro. Quindi, caso studente convinto a voler fare informatica oggi, è convinto a voler fare meglio, all'inizio del secondo anno è convinto a voler fare informatica, ha poco da scegliere. Forse l'unica scelta è tra i due corsi di probabilità, come ho detto sono un po' equivalenti, anche il corso con connotazioni Telecom non mi preclude niente, mi dà le nozioni base, quindi scegliete liberamente tra due. Caso B, non scegliete campi elettromagnetici, ma scegliete logica e algebra, e se volete approfondire quei contenuti lì potete scegliere all'interno della tabella tab o quel corso di con i fondamenti di mezzi trasmissivi o elettromagnetiche. L'ultima scelta, scegliete api e non segnali. Quindi questo per chi è deciso a fare informatica. Per chi è propenso a fare informatica ma non convintissimo, il consiglio da prendere appunto come un consiglio per non volervi far precludere alcuna scelta dopo è: prendete informazioni stima, così avete anche una visione in più su cosa sono le telecomunicazioni, del blocco B scegliete logica e algebra e i 5 crediti liberi, potete vedere ancora di più cosa sono le telecomunicazioni tramite quel corso lì. Scelta C, ovviamente scegliete API, tanto poi al terzo anno, qualora vi cominciate a fare telecomunicazioni, potete comunque non avere alcun debito e colmare tutto con il corso di segnali per le comunicazioni al terzo anno. Ok? Ripeto, questi sono consigli perché non vi precludiate nessuna scelta e perché non abbiate obblighi o roba rimasta indietro. Studente indeciso ma propenso a fare Telecom. Se è propenso a fare Telecom conviene che faccia informazione stima. Nella solita scelta nel blocco precedente, in realtà qui non è tanto vincolante perché non scegliere elettromagnetismo e campi dal punto di vista dei contenuti è recuperato dallo scegliere il corso da 5 crediti, ma dal punto di vista degli obblighi formativi non vi preclude niente neanche questo. Potete andare avanti nel percorso Telecom pur senza fare elettromagnetismo e campi, okay? Quindi pur senza fare il corso da 10 crediti, quindi la scelta è più o meno libera anche qui, anche per chi è indeciso ma propenso a fare Telecom. L'ultima scelta, ovviamente, se è più propenso a fare Telecom, tanto vale togliersi subito il corso di segnali. Nel caso in cui al terzo anno poi io decidessi di fare comunicazioni, mi sono già portato avanti, ho già i corsi appositi. Nel caso in cui invece mi convincessi che Telecom non era la strada giusta, posso comunque scegliere API e logica e algebra al terzo anno, che erano i due esami che io eventualmente avevo rimosso dal piano di studio del secondo anno in favore di segnali e elettromagnetismo. E quindi supponiamo che scegliesse elettromagnetismo e campi e segnali e vi ritrovaste alla fine del secondo anno a dire no, non mi è piaciuto Telecom, vado a fare informatica, potete comunque proseguire scegliendo API e logica e algebra, che sono quelli caratterizzanti di informatica, al terzo anno. Okay? C'era una domanda lì? No. Studente deciso, fermamente convinto per comunicazioni, sceglie liberamente fra i corsi di probabilità e stima, anche se in uno di quei due ci sono gli use case appositi, ma appunto le basi ci sono in entrambi, elettromagnetismo e campi e segnali. Okay. Domande? Ragionateci un po', avete tempo. Ok, iniziamo, come vi dicevo, a parlare di un po' di storia di internet. Lo facciamo, come faccio spesso, parlando di qualche dato socio-economico.
quanto è usata internet, chi usa internet a livello mondiale, giusto per capire chi a chi si rivolge l'ingegnere che fa le reti, che sviluppa internet, si rivolge a metà della popolazione mondiale. Statistica del 2016, un po' datata, vedete ci sono in percentuale i paesi colorati, cioè sono mostrate con vari colori le percentuali la percentuale della popolazione che non usa internet, ok? Quindi blu 0,25% significa che in America e in Canada tra lo 0 e il 25% della popolazione nel 2016 non usava internet. Quindi diciamo i blu sono i più evoluti, i rossi sono i meno evoluti, evidentemente. In alcuni paesi dell'Africa è intuibile, no? Ci sono meno utenti di internet. Vi faccio notare che l'Italia non è blu, l'Italia è verde. Meno, quindi è in una situazione più usba. Quindi in Italia nel 2016 tra il 26 e il 50% della popolazione non usava internet, quindi fino a 2 persone su 4, tra 1 e 2 persone su 4 non usavano internet. Peggio di questo puntino blu che c'è qui, non si vede benissimo, ma vi dico io cos'è, la Macedonia, dove la percentuale è tra 0 e 25. Okay? Voglio sempre fare questa sottolineatura per capire, renderci un po' conto di come purtroppo l'Italia non sia avanti da questo punto di vista. Una statistica un po' più aggiornata è questa qui, che però non mostra la suddivisione per continenti, per nazioni, ma mostra come nel corso degli anni barre rosse sono aumentati di individui, quindi questo è un numero assoluto di utenti di internet. Vedete, nel 2001 parliamo di 500 milioni nel mondo, nel 2018, questa è una proiezione, in realtà non è un dato misurato, ma era una proiezione di un annetto fa, stiamo parlando di circa poco più di 3 miliardi e mezzo e 4 miliardi di utenti di internet nel mondo, e quindi vedete una crescita stabile che ci ha portato qui, questa curva azzurra è una curva che è riferita all'asse destro, ci ha portato ad avere una percentuale di utenti di internet poco superiore al 50%, circa 51 e qualcosa. Quindi questo conto qui va raffrontato con quello che vi ho fatto vedere poco fa, in cui vi dicevo nel 2016 poco più del 50% non usava internet. Qui poco più della popolazione, del 50% della popolazione mondiale non usava internet. Tra il 2016 e il 2018 c'è stata questa inversione di popolazione, per cui poco più del 50% stavolta usa internet. Okay? È interessante vedere come sono distribuiti gli utenti fra l'accesso internet fisso e l'accesso internet mobile. In realtà in questo grafico sono mostrate anche le popolazioni degli utenti dei servizi di fonia mobile e fissa. Questa curva rossa qui è praticamente esattamente quella che abbiamo visto in azzurro poco fa, mostra la percentuale di individui, questo è un per cento abitanti, quindi individui che usano l'internet è in percentuale, arriva al 51,2% nel 2018, quindi è la stessa curva di poco fa, ma questi individui sono molto più sbilanciati verso i servizi mobili che non verso i servizi fissi. Infatti, per esempio, prendiamo questa curva qua, questa curva indica le mobile cellular telephone subscription, sì, esatto, vedete che i servizi di fonia mobile sono in numero molto maggiore rispetto ai servizi di fonia fissa che sono mostrati sulla riga verde, addirittura sono in calo. Vedete, fonia mobile è questa qui, questa più alta, fonia fissa è quella in calo verde, questo perché magari molti di voi già in casa non hanno più una linea fiber to the home, non hanno più una linea DSL, ma usano un
semplicemente il loro smartphone, il loro tablet o i dongle wifi, le chiavette USB, eccetera. Quindi tutto questo concorre ai servizi di fonia e internet mobile. Vedete qui i servizi di broadband internet mobile sono questa riga in viola, mentre i servizi di accesso a banda larga fisso è la riga azzurra, che vedete ha una crescita sì ma molto bassa. Okay? Questi sono numeri per statistiche per 100 abitanti, quindi percentuali di utenti. Non vi sorprende questo 107%, quindi direi che in media c'è qualcuno che ha anche più di una subscription, no? Più di un contratto di fonia assente, sta. È un valore medio. Da cosa è costituito internet? Lo vedremo, farò questa domanda per introdurre molti argomenti del corso, ma il settore che dovete avere davanti fin dall'inizio, cioè l'ambito di operazione di internet e del tutto il mercato del settore ICT, è stato storicamente distinto nel cosiddetto settore delle telecomunicazioni. ICT, lo saprete, sta per Information Communication Technology, no? Quindi IC sono esattamente quello che distingue i vostri due percorsi, no? Information and Communication. Storicamente il settore delle telecomunicazioni ha fatto riferimento all'infrastruttura, no? Quindi agli apparati, ai protocolli, a ciò che c'è a supporto, ciò che sta al fondamento della rete di telecomunicazioni, delle reti di telecomunicazioni per i vari servizi, fonia, accesso internet a banda larga o quant'altro, TV, radio, eccetera, mentre il settore dell'IT ha fatto storicamente sempre più riferimento a quello che sono i servizi, no? Quindi quello che c'è in casa dell'utente, per esempio software applicativi o altro, no? Quindi gestori di contenuti, gestori di video, eccetera. Ora, questi due mondi, che sono sempre stati intuiti come dei mondi separati, adesso anche nei mercati sono molto integrati. Se ci fate caso, vi faccio degli esempi, no? per andare un po' più nel concreto. Chi storicamente si occupava del settore communication sono gli operatori di rete, Telecom, per esempio, o gli altri, no? Vodafone, eccetera, eccetera. Chi si occupa dei settori IT sono tutti gli attori che gestiscono contenuti, per esempio YouTube, oppure i provider di servizi di TV, o i provider di servizi di streaming online, eccetera, no? Per esempio YouTube, Google stesso è un provider di servizi. Vi dicevo però che nel corso degli anni queste due categorie si sono sempre più integrate l'una con l'altra, nel senso che i fornitori di servizi hanno iniziato ad avere interesse nello sviluppare loro stessi le proprie reti, per esempio Facebook o Google, che sono fornitori di contenuti, quindi che stanno all'esterno di questa catena, hanno cominciato a sviluppare le loro reti tra i loro data center, proprio perché hanno bisogno di gestire loro stessi la loro infrastruttura, e dall'altra parte gli operatori di rete, Telecom per esempio, hanno iniziato a buttarsi e lanciarsi nel mondo della fornitura di servizi. Sapete, no? Ci sono adesso gli operatori Telecom, gli operatori di telecomunicazioni come Telecom, che forniscono anche, vi mandano a casa il decoder o quello che è, che vi permette di fare streaming di contenuti video, proprio perché nel corso degli anni l'infrastruttura è diventata qualcosa di dato, qualcosa di poco migliorabile, diciamo così, mentre l'interesse grosso si è sviluppato nel settore dei servizi, no? Quindi della fornitura di servizi. Questo settore adesso non è più prerogativa soltanto di grandi colossi informatici come Google, Amazon, eccetera, ma
comincia ad essere come dire, rosicchiato anche da i player di Facebook. Quindi vedete questa integrazione tra i due mondi che da qualche anno a questa parte vanno molto molto di pari passo nell'accetto. Giusto per darvi un'idea di cosa contiene internet, di quanto è grande internet, faccio riferimento a questa slide che, pur essendo un po' datata, pur essendo un po' vecchia, questa statistica che pur essendo un po' vecchia vi dà l'idea di cosa contiene internet. Sapete sicuramente no? La nomenclatura dei multipli, chilometri, eccetera, no? Quindi qui su quest'asse vi viene mostrato il contenuto in byte informativo in kilo, mega, eccetera, byte. Ok? Allora internet nel 2003, quando molti di voi avevano pochi anni, io qualcuno di più ma neanche tanti, era a questo livello qui, quindi conteneva dell'informazione per circa 10 alla 15 byte, poco di più. Nel corso di 5 anni è cresciuto di 3 ordini di grandezza. Questo significa una crescita annua nel corso degli anni di circa il 100% ad anno. Significa che nel corso degli anni i servizi che internet è stato in grado di supportare hanno sempre attratto maggiore interesse, tanto da far crescere internet molto rapidamente, fino alla cosiddetta bolla degli anni 2000. Ho visto recentemente un documentario in cui si vedeva che nascevano domini, venivano registrati domini quasi a caso, e chiunque faceva soldi con siti anche con siti internet anche, come dire, rudimentali e con servizi quasi obsoleti, semplicemente mettendoci dentro pubblicità o quant'altro. Dopo la famosa bolla di internet che ha fatto crollare in borsa tutte queste aziende quotate fino a quel momento rigogliose, la situazione si è un po' più normalizzata, ma il mercato globale ha continuato ad essere molto fluido, semplicemente fatto di tanti attori più solidi e tanti contenuti più fruibili da parte degli utenti. Confronto tra quello che dicevo prima, contenuto di internet, è equivalente contenuto di, per esempio, un libro in formato multimediale a un file grande qualche mega, una foto a bassa o alta risoluzione anche lì poco più di qualche mega, tutto il contenuto multimediale del mondo, tutto il contenuto multimediale mondiale può essere espresso con qualcosa che è qui in questa scala di 10 alla 18, quindi exabyte. Internet già nel 2008, quindi già oltre 10 anni fa, lo aveva superato. Quindi se pensate a tutti i libri che esistono, tutti i video, audio, eccetera, che esistono al mondo, il contenuto di internet lo superava già nel 2008, pensate adesso. E quindi questo dà un'idea un po' più concreta di quanto sia grosso quello che c'è sotto. Come è nata internet? Internet non è sempre stata così mastodontica, ma internet è nata da un concetto originario che era basato su un mondo completamente diverso. Adesso su internet abbiamo servizi di qualunque tipo su una rete che supporta tutti questi servizi allo stesso modo, allo stesso tempo. Una volta i servizi che adesso potremmo paragonare ai servizi internet erano servizi isolati, per esempio c'erano servizi di, non lo so, comunicazione, come dire, telefono standard, c'erano servizi di processing, cioè servizi di elaborazione di software, ed erano entità a sé stanti. Ciascuna di queste entità, pure il servizio televisivo, il servizio radio, eccetera, erano tutti servizi isolati. Ciascuno di questi servizi era supportato da una rete a sé stante, quindi c'era
la rete televisiva, la rete broadcast, magari con diverse tecnologie, ma magari in America la TV prevalentemente via cavo, da noi prevalentemente via broadcast, no? Quindi tramite ponti radio, eccetera. Ma ciascuna rete è ottimizzata e studiata per quello specifico servizio. Adesso internet è unica, ma serve tutto, serve utenti che vogliono accedere al contenuto, vogliono usufruire di servizi di varia natura. La prima rete internet tu l'avete sentita nominare, la cosiddetta ARPANET. Allora, ARPANET è stata ideata e progettata da questo signore qui, che si chiama Lawrence Robert, a metà degli anni 60. Come è nata internet? È nata come interconnessione di diversi computer. La prima comunicazione fra due computer è avvenuta scambiando soltanto due lettere, che erano L e O, che volevano essere login, che c'era questo messaggio da un computer a un altro, sono riusciti soltanto a trasmettere le prime due lettere, appunto, che dovevano essere login, non sono riusciti ad arrivare alla terza lettera. Ma questa comunicazione è nata appunto come questa prima internet, diciamo così, questa prima rete di calcolatori, diciamo allora, tra pochi computer disposti in diverse sedi universitarie in America, in California. Il padre, possiamo dire così, di internet, oltre a Roberts, che ha progettato ARPANET, può essere inteso come Clyrock. Questo Clyrock ha di fatto sviluppato una teoria che si chiama la teoria delle code, che ha permesso l'elaborazione, che ha dimostrato come fosse efficiente trattare lo scambio di informazioni come dei pacchetti. Adesso sapete tutti che nella nomenclatura di internet si parla di pacchetti, il mondo IP, un pacchetto IP, eccetera. Ecco, l'origine, l'idea base di questa pacchettizzazione dell'informazione è dovuta a Clyrock. Se volete, adesso sembra una cosa abbastanza naturale, no? Io devo inviare un messaggio, invio un messaggio, come dire, lo posso anche spezzettare in piccole unità, ma in ogni caso è un'unità a sé stante. Cosa diversa, per esempio, è la trasmissione TV, che è una trasmissione analogica. Io invio un flusso di dati, invio un segnale, che non è un pacchetto, non è una busta che posso confezionare e inviare. Ecco, questa differenza che vedremo nel corso del corso è stata teorizzata da Clyrock, che ha dimostrato come fosse efficiente fare questa pacchettizzazione del flusso informativo. Ecco, vedete, qui c'è sempre Clyrock di fianco a un IMP, vedete qui è scritto Interface Message Processor, è l'antenato del router, che è quelli che voi conoscete adesso come router, non necessariamente quelli che avete in casa che fungono da access point verso i vostri dispositivi, ma i router, diciamo così, grossi di rete. Questo è l'antenato di questi apparati qua, e come vi dicevo, l'interconnessione, la prima rete, la ARPANET, era un'interconnessione tra quattro nodi, quindi fra quattro router, fra quattro IMP. E questi quattro nodi erano uno a UCLA, Università della California, Los Angeles, Santa Barbara, questo dovrebbe essere Stanford e Università dell'Utah. Quindi erano quattro sedi disposte tra California e Utah. Internet originariamente era fatta di quattro nodi, quattro siti che potevano essere collegati. Questa roba qua è qui in questa stanza, quindi vedete c'era una stanza dedicata a quel router lì, ma in realtà non era, adesso ci sono i data center in cui ce ne sono decine e decine di router, ma quella stanza lì di fatto era un ufficio in cui Clyrock e il suo gruppo facevano anche altro, no? Quindi,
il giochino del tempo libero. Metà anni 60, fine anni 60, nasce ARPANET. Man mano che si va avanti con gli anni, lo sviluppo tecnologico, ovviamente non vi preoccupate, tutto quello che vi sto dicendo, o meglio, tutte queste slide le avete a disposizione, quindi vi può far comodo prendere appunti, ma questa è giusto una panoramica che nessuno mai vi chiederà ad un esame, men che meno le date. Quindi dicevo, lo sviluppo tecnologico di internet ha poi subito un forte passo avanti con lo sviluppo delle tecnologie delle cosiddette reti locali. Per esempio Ethernet, questo è un disegno originale di come erano fatti i primi dispositivi Ethernet, questo è un bus, adesso conoscete Ethernet come quando sentite la parola Ethernet pensate sicuramente al cavo Ethernet, ok? Ethernet in realtà è nata prima di quel cavo lì, perché quel cavo lì non è stato il primo tipo di mezzo trasmissivo ad essere utilizzato. Questo bus Ethernet, come si dice, era originariamente un cavo coassiale, ok? Quindi un altro tipo di mezzo trasmissivo. Quindi Ethernet è una tecnologia di rete locale, prescindendo ovviamente dal cavo di Ethernet, ma che è nata molti anni fa, è nata negli anni 70. Un'altra spinta allo sviluppo di Internet è stata la nascita di questo protocollo AloaNet, o delle reti Aloa, che rappresentano il primo standard, il primo elemento, il primo protocollo, il primo gruppo di reti, o meglio, la prima rete wireless. Aloha, che è il saluto che si fa negli Hawaii, serviva proprio per interconnettere diverse sedi dell'università degli Hawaii. Ovviamente sono isole, non si poteva connettere almeno facilmente tramite cavi sottomarini. Quindi si è iniziato a sviluppare quello che è il concetto di rete wireless. Okay? Questo protocollo AloA, che vedremo nella seconda metà del corso, è stato quello che ha permesso lo sviluppo delle primissime reti wireless. Nascono anche i primi protocolli, parleremo tantissimo della parola protocollo e di vari protocolli in internet. Questo NCP, Network Control Protocol, è il primo protocollo di internet. Avrete sicuramente sentito parlare di non solo IP, ma anche lo stacco cellulare TCP/IP. Chi vi voglia un minimo di attitudine da smanettone nel proprio PC avrà visto sicuramente nelle proprie impostazioni di rete del proprio PC impostazioni TCP/IP. Ecco, TCP/IP è uno stacco cellulare, cioè un insieme di protocolli il cui antenato è questo NCP, nato negli anni 70, nei primi anni 70. Man mano, decennio successivo, questo è lo schema di ARPANET in questi anni qui, in pari nell'86, dove c'erano diversi siti collegati anche a distanze molto più ampie. Questo perché cominciavano a svilupparsi, oltre ad ARPANET americana, anche delle reti nazionali che si volevano interconnettere tra loro. E quindi nel corso dei decenni, a partire dalla metà degli anni 60, ARPANET, in generale la internet di allora, si era sviluppata fino a interconnettere anche vari continenti, varie sedi in continenti diversi. Nell'83 nasce quello che dicevo prima, lo stacco protocollare TCP/IP, quindi l'insieme dei protocolli che usiamo ancora oggi. E tutto quanto ciò che ne consegue, quindi l'indirizzamento IP, tutte le logiche che vedremo nel corso, quindi gli indirizzi IP e anche i primi protocolli applicativi, quindi le prime app proprie, no? Adesso siamo abituati alle app sugli smartphone, le app
del Medioevo si chiamavano protocolli applicativi, si chiamano tuttora attualmente protocolli applicativi, alcuni di questi sono nati in questi anni 80, FTP, File Transfer Protocol, ne è un esempio, e lo usiamo tuttora per fare trasferimento file tra un client e un server. Vedete le prime app, come ho detto prima, del Medioevo, le prime app primordiali erano molto come dire elementari, no? C'era l'app di trasferimento file, l'app di email che usiamo tuttora, l'app cosiddetta Telnet, che serve per fare un controllo remoto di apparati, quindi controllo a distanza di apparati, come per esempio router, e avevano una cosiddetta, era basata sul Common Line Interface, no? Quindi erano anche poco appealing per il grande pubblico, questa era solo, era roba da nerd, diciamo, no? Era roba da chi capisce che scrivere qui sopra significa controllo, da chi si appassiona al fatto che scrivere qui sopra una stringa, una linea di codice significa trasferire un file da qui all'altro capo del mondo. Chi scrivendo qui sopra si appassiona al fatto che stia controllando il router a chilometri e chilometri di distanza. Ovviamente questo non era sufficiente per lo sviluppo a livello globale, per raggiungere i numeri che vi ho fatto vedere all'inizio di questa carrella, no, per raggiungere il 50% della popolazione mondiale. Se il 50% fosse fatto di nerd, siamo a posto. Lo sviluppo vero e proprio di internet nasce quando nasce il World Wide Web. Nasce questo WWW nella metà degli anni 90 al CERN di Ginevra, tramite questo Tim Berners-Lee, che si inventa la consultazione di contenuti attraverso il browser, ok? C'erano i primi browser, Netscape o quant'altro, tramite cui un utente sul comodamente seduto a casa o in ufficio poteva consultare per esempio notiziari o quant'altro tramite, e qui comincia a cambiare tutto, tramite una interfaccia d'utente molto più intuitiva che non quella stringa, quell'insieme di righe di comando, no? Quindi questo ha già dato il là allo sviluppo delle applicazioni fino agli anni 2000 e gli anni odierni, in cui nascono i cosiddetti servizi killer, no? Quindi nascono i social network, lo streaming video, i contenuti diventano molto più appealing per la massa degli studenti, no? Quindi social network, download di musica, sharing di contenuti peer-to-peer e quant'altro. Ultimo decennio, possiamo dire che, come vi ho già fatto vedere all'inizio, i contenuti e i servizi internet si spostano sempre più verso il mobile, che con l'avvento delle tecnologie 2G, 3G, 4G si è sviluppato sempre di più l'internet su mobile. Adesso fra poco avremo addirittura il 5G, quindi nuovi servizi, nuove applicazioni sempre più incentrati sul fatto che l'utente è mobile, vuole avere il servizio ovunque, muovendosi in qualunque posto del mondo senza dover essere necessariamente vincolato ad un punto specifico di accesso. Quindi l'esplosione delle app ha potuto aver seguito. È una domanda? Cosa significa oggi scrivere un'applicazione internet? Quindi fornire di fatto un servizio internet. Abbiamo visto, prima slide di questo blocco, le applicazioni erano isolate, le reti che le supportavano erano anch'esse isolate, quindi erano specificamente progettate per quel servizio lì. Adesso chi vuole sviluppare un'applicazione non deve fare altro che, se fosse semplice, non lo è, non è neanche così complicato, ma
deve scrivere del software, no? Quindi scrivere un'applicazione un po' tramite un software che fa quello che vuole fargli fare, eventualmente caricarla su una macchina virtuale. Chi di voi ha sentito parlare di macchine virtuali? Chi di voi sa cos'è una virtual machine? Mani? Mani? Bene. Chi non lo sa comincerà a scoprirlo in questo corso. Useremo virtual machine, ok? Allora, quindi deve scrivere del software, lo mette su una macchina virtuale che di fatto è un computer softwareizzato, quindi potremo vedere che, vedremo che all'interno del nostro computer useremo per il laboratorio, ma anche a lezione, una macchina virtuale che non è altro che un computer dentro il computer, che io posso semplicemente caricare come evento USB e spostare da un'altra parte. Fare questo, chiedere l'hosting di queste macchine virtuali a un data center, che può essere, non so, Apple o quello che è, data center di Apple o quant'altro, fare le corrispondenti versioni software lato client, ok, quindi il software applicativo lato server e il software applicativo lato client, mettere questi contenuti di vari store e consentire agli utenti di scaricare il software e interagire poi con il corrispondente lato server, ok? Senza bisogno di avere un'infrastruttura, senza bisogno di avere una rete a supporto di quel servizio che sia stata progettata specificamente per quel servizio. Prima c'era la telefonia, il produttore di un telefono aveva bisogno di costruire il telefono, ma chi voleva usufruire del servizio fonia aveva bisogno che ci fosse la rete specificamente progettata per il servizio fonia. Adesso non è così, internet è già lì. Mi serve soltanto conoscere il modo in cui fare, ovviamente sviluppare questo e sviluppare questo, quindi sviluppare un software client, un software server che sia in grado di parlarsi, e mi serve capire come farli interagire attraverso internet. Okay. Vedremo, l'ambizione di questo corso è farvi capire come si fa una cosa del genere, quantomeno per i punti salienti di quello che, c'era presentato in questa slide. Qui c'è un esempio di varie applicazioni del giorno d'oggi che possono essere domotica, Internet of Things, ovviamente social media, eccetera, eccetera, anche nella pubblica amministrazione recentemente intervenuto pesantemente Internet delle applicazioni end-to-end. Ma le applicazioni possono anche essere applicazioni di rete, ovvero io non necessariamente devo sviluppare un'applicazione per fornire un servizio a un pallino, a un utente finale, ma posso anche voler sviluppare un'applicazione che mi gestisca la rete. Internet è lì, io posso voler sviluppare qualcosa che ottimizza il funzionamento stesso di Internet o di parte di esso. Questo è il concetto del Software Defined Networking, SDN, secondo cui uno sviluppatore di applicazioni, tramite l'utilizzo di questi apparati che si chiamano SDN controller, quindi tramite l'utilizzo di specifici apparati che sono in grado di interagire da un lato, si dice verso nord, con le applicazioni sviluppate dal developer, e dall'altro lato, si dice verso sud, con gli apparati di rete, per intenderci router, permettono di far fare a questi router ciò che vuole l'applicazione. Okay? Quindi questo concetto del software defined networking non è altro che lo sviluppo di applicazioni non per il servizio d'utente, ma per la gestione di rete. Ecco, tutte queste tematiche, se voleste approfondirle, esiste un corso che credo possiate prendere al terzo anno che si chiama appunto SDN, Software Defined Networking. Okay.
Tutto questo vi mostra, con tutto questo vi voglio mostrare che, come ho detto all'inizio, le conoscenze, non solo il mercato, quindi non solo il fatto che gli operatori telecom e gli operatori IT sono sempre più un'unica cosa, ma anche chi lavora, anche l'ingegnere che lavora in questo ambito qui, nel macro ambito di internet e delle tecnologie digitali, deve avere conoscenze ibride, deve avere conoscenze del mondo software, del mondo hardware, del mondo telecom e del mondo informatico, no? Quindi lo sviluppo di applicazioni non può mai prescindere dalla conoscenza di come è fatta la rete, e viceversa lo sviluppo di una rete e degli apparati che la costituiscono non possono mai prescindere dalla conoscenza del servizio che si vuole supportare. Informazioni sul corso, facciamo una piccola pausa. Materiale didattico, avete domande su questo, su questa carrellata finora? Materiale didattico, allora, questo è il libro di testo che utilizziamo, questo qua. L'autore Achille Battaglia, tra l'altro è uno dei docenti di una delle altre sezioni. Allora, piccola parentesi su questo testo. Contavo, l'autore del libro mi aveva detto che sarebbe riuscito a stampare, a fare la stampa della nuova edizione. Allora, questa edizione qui è l'edizione 2018, cioè dello scorso anno, e che trovate su Amazon, che mi pare che costi sui 30 euro, una cosa del genere. Problema, perché ci voleva una nuova versione? Perché questo testo, questo materialmente, quello che ho anch'io, ha alcuni errori che l'anno scorso ho comunicato agli studenti del corso che ho fatto il corso appunto lo scorso anno. Ha alcuni errori, niente di trascendentale, ve li posso dire io stesso, ma il professor Battaglia era un po' scocciato da questo fatto, quindi ha voluto fare una nuova versione. Il problema è che non è riuscito a, tramite Amazon, ad avere subito l'ultima versione, per cui c'è sul sito che vedete qui, questo http internetready.it, c'è, per chi comprasse il libro, a questo sito trovate l'errata corrige con tutti i punti in cui c'erano quegli errori. Quindi chi volesse prendere il libro su Amazon trova, oltre agli errori che dico io, gli errori che dico io sono questi, ma li trova anche tabulati su questo sito qui, okay? Inoltre, in realtà, in questo sito trovate anche dell'altro materiale, come ad esempio degli esercizi non svolti, dei quiz online, eccetera eccetera. Il materiale del laboratorio, diciamo così, che però farete con me, okay? Cioè, qui lo chiamo laboratorio, WhiteShark, è una parte di dimostrativa, diciamo, un po' più pratica, che farete con me, diversa dal laboratorio che farete con me, col mio collaboratore. Quindi, scelta 1, anche qui oggi vi parlo di scelte, mi dispiace, ma è una giornata pesante. Allora, la prima opzione è che prendiate questo libro e facciate riferimento a questa errata corrige. Seconda opzione, che è una cosa fresca di giornata, è che prendiate il libro nuova edizione, però non è su Amazon, purtroppo, per tamponare questa il fatto che non è riuscito ad averlo subito tramite Amazon, è riuscito però a trovare una copisteria che è in grado di fornirlo, in grado di venderlo. Problemino è che la copisteria si trova in Leonardo. Costa il libro, e quindi è lo stesso libro con incorporati gli errori risolti, diciamo, costa un po' di meno, mi pare che costi 25 euro,
problema è che, oltre ad essere Leonardo, è disponibile in una settimana lavorativa, quindi lui mi ha chiesto di sondare un po' con voi quanti potreste essere interessati a questa cosa qua, e magari a fine della lezione pensateci, vi faccio un po' una conta e vi comunico, vi dico poi dove prenderla. Quindi scelta 1, libro ed errata corrige online. Scelta 2, questo libro da prendere direttamente in copisteria, quindi non su Amazon, costa un po' meno, mi pare 25 euro, non sono qui a fare marketing, però vi dico le scelte. A fine lezione ditemi, pensateci, ditemi quanti di voi potreste essere interessati, vi chiederò a fine lezione, ok? Quindi questo è il materiale. Altro materiale che utilizzeremo, ovviamente le slide che vi fornisco giorno per giorno. Pensateci magari durante la pausa, o meglio, confrontatevi durante la pausa, ok? Per adesso finiamo. Quindi vi fornirò con anticipo, ad eccezione della lezione di oggi, per la quale non avete ancora queste slide, ma vi garantisco che ve le darò per tempo, quindi ve le darò prima di arrivare in aula, almeno un giorno prima, un esercizio che comprende esercizi svolti presi diciamo da temi d'esame o comunque simili a ciò che viene dato in un tema d'esame, appunti presi da voi per esempio, e anche temi d'esame dell'anno scorso. Allora, vi dico dell'anno scorso perché io ho fatto questo stesso corso l'anno scorso, da 2 anni fa, meglio, gli anni prima lo facevo per i vostri colleghi del terzo anno, quindi è inutile che vi dia quegli esami lì perché sono un po' diversi, sono più lunghi, c'era più roba un po' diversa. Vi do solo quelli dell'anno scorso perché appunto ho solo quegli esami lì. Anche qui quest'anno abbiamo uniformato le 4 sezioni completamente, quindi l'esercizio è comune a tutti, e anche i temi d'esame dello scorso anno hanno una parte che, o meglio, sono per il 99% comuni a tutti. È possibile che ci sia una tipologia di esercizi dei temi d'esame dello scorso anno che non faremo quest'anno, nel caso ve lo specificherò di volta in volta, ok? In ogni caso l'esercizio contiene tutto ciò che vi serve per, come tipologia di temi d'esame. Piccolo asterisco su quest'ultima cosa che ho detto: non aspettatevi che gli esercizi che avrete all'esame siano lo stesso compito con i numeri cambiati. Questa è una cosa che un ingegnere non dice, no, non si sarebbe bisogno di ingegneri, basterebbero scimmie. Ok? L'ingegnere deve essere bravo a pensare. Quindi se io cambio solo un numero, voi potete scrivervi un software che, in cui inserite un numero e svolgete l'esercizio. Io non voglio questo. Voglio che sappiate ragionare sulle domande che vi vengono fatte, e quindi, sebbene l'esercizio contenga le tipologie di esercizi e domande che ci sono agli esami, esisterà sempre quell'esercizio leggermente diverso, ma che comunque presuppone una conoscenza che io vi ho dato a lezione, quindi di qualcosa che sia parte del programma, ok? Questo perché non mi diciate, ma non abbiamo fatto lezione. Non aspettatevi i compiti esattamente uguali, ok? Ma sicuramente aspettatevi cose che conoscete, cose di cui abbiamo parlato. Bene? Domande su questo? Ovviamente tutto il materiale è su BIP. Sarà su BIP anche la parte di laboratorio. Su BIP c'è una fantastica funzione di attivazione delle notifiche, per cui ogni volta che io carico un file vi arriva una notifica se la attivate. Fatelo, perché nei secoli è sempre successo che, nonostante io avessi caricato il materiale, gli studenti mi scrivevano
ma c'è questa slide online, sì, è su BIP. Ok? Quindi tutto quello che io utilizzo lo metto su BIP per essere subito allertati di poter scaricare quel materiale lì, attivate le notifiche su BIP, ok? Notare che anche la notte potete scaricare le slide se volete. Ok, il testo è organizzato, vi faccio giusto un breve riassunto di come organizzare il testo e di come organizzeremo poi il corso noi. Allora, il testo è organizzato in una serie di capitoli seguendo l'approccio top-down. Questo approccio top-down, che sì, molti di voi sapranno già cos'è, ma ve lo dico lo stesso, l'approccio top-down permette di analizzare lo stack, famoso stack protocollare di internet, dall'alto verso il basso, in particolare dal livello applicativo fino al livello cosiddetto fisico, okay? Quindi fino ai livelli inferiori, passando tra tutti i livelli che ci sono in mezzo. Prima di iniziare con questi livelli, con lo stack protocollare vero e proprio, faremo un paio di settimane, forse qualcosina di più, di introduzione e concetti base che sono nel libro ai capitoli 1 e 2, e man mano che andiamo avanti utilizzeremo pezzi del capitolo 3, come vedete qui, no? Quindi per esempio, prima di passare al livello di trasporto, quindi al capitolo 4, parleremo di concetti che ci sono nel capitolo 3A e nel capitolo 3C. Non vi preoccupate di questa possibile confusione. Io, come vi dicevo, man mano che andiamo avanti con il corso, vi fornirò una pianificazione più o meno settimanale dell'organizzazione del corso, quindi lezioni, esercitazioni, eccetera. E quindi, per esempio, solo si vede bene, non è importantissimo vedere cosa c'è scritto, ma ve lo faccio vedere adesso. Quindi, per esempio, io di settimana in settimana vi manderò, vi pubblicherò sempre su BIP un qualcosa di questo tipo, lunedì, mercoledì, eccetera, eccetera, argomento, vi dico se ci sono lezioni, esercitazioni, collaboratori, quante ore, tendenzialmente i laboratori sono fatti a giornata intera, no? Quindi il laboratorio è sempre di 3 ore, saranno 6 classi, 6 lezioni, di 3 ore, 6 giornate di 3 ore, mentre le lezioni e le esercitazioni saranno combinate assieme a seconda dello stato di avanzamento del corso. Vi dicevo, non abbiate paura su dove trovare i riferimenti al libro, perché a fianco a ciascuna di queste giornate io, oltre ad indicarvi quali sono le slide di riferimento, okay, vi indico anche il capitolo del libro di testo, quindi dove poter trovare il riferimento sul libro di testo. Quindi, per esempio, io ho nominato il blocco di slide che vi sto facendo vedere adesso come 1A, ok? Questo slide qui non si vede adesso, ma ok. Vedete, 1A, introduzione, e vi dico in questo file Excel qui che il giorno lunedì 25 febbraio 19, cioè oggi, abbiamo parlato di questa roba qua. Le slide sono queste e i riferimenti al libro di testo li trovate nel capitolo X, ok? Ok, qui è inutile stare a fare la carrellata sui contenuti del libro e del corso, o meglio, sui contenuti del corso sì, non quelli del libro. Analizzeremo, vi faccio vedere questo qua, analizzeremo di volta in volta ciascuno di questi blocchi qua, quindi ciascuno, dopo questa parte introduttiva sui concetti, sui principi, cominceremo a parlare di protocolli applicativi, 4, titolo 4, quindi le logiche e alcuni dei protocolli applicativi di uso più comune, come DNS, SMTP, quindi protocolli per scambio di mail, per browsing internet, HTTP, eccetera, strato di trasporto,
è il livello appena inferiore, si parlerà di TCP, avete sentito nominare, Transmission Control Protocol, che riguarda il trasporto affidabile dell'informazione, più avanti capiremo cosa significa, mentre per quanto riguarda quei protocolli che sono supportati da UDP, quindi che non richiedono trasporto affidabile, studieremo questo protocollo, questo strato di trasporto, questo protocollo dello strato di trasporto che si chiama UDP. Strato di rete, tutte le funzionalità del livello di rete, quindi del livello IP in generale, e strato inferiore, tecnologie, livello fisico, eccetera. Parte pratica, finita pratica, vi ho detto faremo qualcosa insieme per quanto riguarda un'attività base tipo analisi di pacchetti, tipo Wireshark. Chi di voi conosce Wireshark? Ok, e vedremo anche dei semplici protocolli, meglio, vedremo dei semplici esempi con gli altri protocolli applicativi, mentre in zone, in laboratorio, vedrete principalmente nella prima parte del corso, vedrete come si fa lo sviluppo in Python delle cosiddette socket, quindi dei processi applicativi e di come questi interagiscono con i livelli inferiori, mentre nella seconda parte del corso, quindi dopo la metà del corso, imparerete ad utilizzare Packet Tracer, che è uno strumento di Cisco per la configurazione di router, Cisco appunto. Ok, più o meno divideremo il corso in queste ore qui, orientativamente 58 ore di lezione, 24 di esercitazione. Come vi dicevo, non c'è una pianificazione fissa settimanale, o meglio, non c'è una pianificazione fissa ad un giorno della settimana per le esercitazioni. Tendenzialmente ogni volta che finiamo un argomento faccio gli esercizi su quella parte lì. Le date del laboratorio, la prima ve la posso già dire, che sarà tra un po', serve rodare un po' la conoscenza prima di iniziare il laboratorio. Quindi il primo sarà il 14 marzo, faremo circa due settimane e mezzo prima di fare il primo laboratorio. Un'altra cosa che voglio dirvi, segnatevelo sin d'ora, così poi se volete partecipare può essere una bella esperienza. Martedì 19 marzo noi non abbiamo lezione, però è previsto per le quattro lezioni di ingegneria informatica una dimostrazione, un esperimento che vi farà vedere più nel concreto quello di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare durante il corso. Vi verrà fatto, in realtà, diviso, sarete in due sezioni, 19, altre due sezioni lo faranno un altro giorno, quindi vi verrà fatto un esperimento sul livello fisico, in realtà non solo sul livello fisico, cioè non solo sulla trasmissione vera e propria, ma su come viene trasferita l'informazione a partire dalla generazione dell'informazione stessa fino alla ricezione in un terminale. In concreto, vi anticipo, vi spoiler un attimo cos'è l'esperimento, verrà fatta una fotografia durante il corso live e quella fotografia vi verrà mostrato come viene trasmessa in un sistema di comunicazione in fibra ottica e poi processata dai vari livelli protocollari dello stack TCP/IP e ricevuta a destinazione. Il motivo per cui viene fatto martedì nel pomeriggio ore 16 è che ovviamente non avete lezione. Non viene fatto per questioni di aule nelle ore di lezione, perché sennò sarebbero tantissimi. Il problema, anche qui, purtroppo, è che essendo la strumentazione utilizzata in questo esperimento, strumentazione costosa e difficile da trasportare, l'esperimento verrà fatto in Leonardo.
motivo per cui la lezione viene fatta anche di martedì. Viene fatta Leonardo all'edificio 20, quello dove c'è il mio ufficio, quindi è il Dave, edificio 20, l'aula è la L0. Ve lo ricorderò, vi manderò dei messaggi qui là, ma save the date per il 19 marzo, martedì, pomeriggio, è questo esperimento, ok? Ore 16, durerà più o meno un'ora e mezza, ok? Quindi save the date iniziali sono questo 19 laboratorio e, scusate, 14 laboratorio e 19 l'esperimento. Perché siete dentro anche il laboratorio? Perché, come vi dicevo prima, è necessario portare il vostro portatile, è necessario che abbiate il vostro portatile. Vi verranno fornite le informazioni specifiche su cosa mettere dentro il vostro portatile, quindi sul software da installare. Avete anche qui due possibilità: o utilizzate la macchina virtuale che vi forniamo noi, che gira su qualunque piattaforma, quindi la installate. Per esempio installate VirtualBox o quant'altro, qualunque tool sia in grado di ospitare, di caricare macchine virtuali, vi spiegheremo per bene come fare, vi manderemo un mini tutorial per arrivare pronti il giorno del primo laboratorio con tutto il necessario già sul vostro portatile, ok? L'orario, questo qui lo dovreste conoscere, giusto una nota, inizio sempre un quarto d'ora dopo, al di là dei problemi tecnici, ma inizio sempre un quarto d'ora, quindi il lunedì alle 11.30, il giovedì, il mercoledì alle 10.30, il giovedì alle 8.30, quindi prendo il quarto d'ora accademico. Ok? Modalità d'esame, che c'era roba interessante. Allora, faccio le prove di itinere, facciamo tutte le prove di itinere, tutte le quattro sezioni, ci sono ovviamente due, ci sono già le date, prendetele col beneficio del dubbio perché non so se sono già visibili a voi, se sono già ufficiali, per noi lo sono, però finché non c'è il 100% della certezza, prendetele col beneficio del dubbio. Allora, la prima è il 17 aprile, è poco prima di Pasqua, è la settimana che precede Pasqua. Seconda prova è il 2 luglio, durante la seconda prova c'è anche... Grazie. Durante la seconda prova chi volesse può fare il preappello, cioè l'appello completo. Questo significa che chi non ha voglia di fare le prove di itinere può già fare l'esame il 2 luglio, quindi il 2 luglio si saranno quelli che faranno solo la prova di itinere e quelli che faranno l'appello completo. Ovviamente all'appello completo devono partecipare anche tutti quelli che non hanno superato la prima prova di itinere. Quindi chi partecipa alla prima prova di itinere ma non prende un voto sufficiente, adesso vi dico cosa significa sufficiente, deve fare l'esame completo. Poi dal secondo appello in poi, è il 16 luglio, anche questo 99,9%, quindi dal secondo appello in poi si potranno solo fare appelli completi, quindi non ci sarà possibilità di fare la seconda prova di itinere al 16 luglio, ok? Chi fa la seconda prova di itinere la fa al 2 luglio, basta. Non posso decidere di tenere buono il voto della prova, della prima prova, e poi fare la seconda prova in itinere di questa forma. No, prima e seconda prova vanno fatte in quelle due date. Dopodiché solo l'esame completo. L'esame è solo scritto, non faccio orale, a meno di casi particolari, a meno di casi strani, tipicamente, ovviamente, sempre a discrezione mia, nel senso che non... Uno dei principi che vedremo nel nostro corso, nei contenuti del corso, è la cosiddetta fairness, cioè essere pari per tutti.
L'orale scelgo io se farlo perché vedo che ci sono delle anomalie. Una persona che fa lo scritto non può fare l'orale perché vuole lui, perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri che volevano, perché hanno fatto solo lo scritto. Quindi vi dico sin d'ora che non è possibile fare orali perché avete preso 16 o perché avete preso 13 e volete aumentare il voto dell'orale, no, la possibilità di arrivare al minimo vi viene data con lo scritto, perché lo scritto comprende domande, esercizi numerici, tipicamente 3, domande teoriche barra brevi esercizi, tipicamente 3, e una parte di laboratorio, tipicamente fatta da 3-4 esercizi per 6 punti di validità del laboratorio. Dico esercizi perché anche la parte di laboratorio è scritta, non è una parte di laboratorio che viene fatta, e insomma. Quindi ci sarà un giorno, se la prova iniziale, le prove iniziali, che agli appelli, in cui vi verrà dato un plico, 1-2 plichi, con il compito che include domande ed esercizi e il laboratorio, che è scritto anche quello. Generalmente tutto questo, compito e laboratorio, arriva al massimo di 32 punti, che è 32/33. Regola delle prove di itinere. La regola delle prove di itinere è che per poter passare il compito con le prove di itinere devo prendere in entrambe almeno 16. Ok? Non va bene se prendo 6 alla prima prova di itinere e 30 alla seconda, 30 più 6 fa 36, quindi sono 2 fa 18. Non va bene. Devo prendere almeno 16 in entrambe e la media deve essere superiore a 18. C'è la possibilità, oltre ai 32/33 punti, di acquisire punteggio bonus, come con dei quiz che faremo in aula nell'orario di lezione, ok? Vi dirò ovviamente quando, con un po' di anticipo, con delle domande che riguarderanno quello che abbiamo fatto praticamente fino a quel momento. Tipicamente faremo 2 quiz nel primo semestre, quindi 2 quiz prima della prima prova in itinere e 2 quiz prima della seconda prova in itinere, ok? Quindi prima della fine del corso. Come si fa ad avere questo punteggio bonus? Innanzitutto i quiz sono competitivi, nel senso che il vincitore, vedremo forse se ce la facciamo più avanti, il vincitore del quiz si becca un punto bonus. E c'è un solo vincitore per ciascuno di questi 4 quiz, ok? Quindi quiz 1 avrà un vincitore, quiz 2 avrà un altro, magari anche lo stesso, ma avrà un altro vincitore, eccetera. Quindi ciascun quiz dà un punto in più al vincitore. In più va tenuto conto anche del fatto che rispondiate in maniera giusta. E questo lo faccio dando a ciascuno di voi ulteriori 2/3 punti, non so ancora se 2 o 3 perché ci dobbiamo accordare con gli altri fidati colleghi, 2/3 punti in funzione del totale delle risposte date in maniera corretta. Quindi se i 4 quiz sono fatti da 10 domande ciascuno, quindi 40 quiz in totale, e voi partecipate e voi date risposte corrette a 20 di queste domande, quindi il 50%, vi beccate il 50% di quei 2-3 punti. Facciamo 3 punti, un punto e mezzo in più. Oltre eventualmente al punto che vi siete beccati per essere stati vincitori, il vincitore, di uno dei quiz. Quindi il massimo che si può raggiungere con questi punti bonus è più 4 se vincete, se c'è uno che vince tutti e 4, più 3 se fa tutte le risposte corrette, quindi fino a 7 punti in più. Ovviamente questi 7 punti in più non sono per tutti, perché il vincitore è solo uno, ma per tutti sono i 3 punti in più, i 2/3 punti in più. Quindi ad oggi
potete aspirare quantomeno al 35, ok? Che significa 30 e lode. 30 e lode da 30 sulla sua, ok? Domande? Domande? Potete aspirare dal 35 al 39 in realtà, perché i 4 punti di bonus per il vincitore sono extra. Okay. I 9 punti in più non me li posso dare per un altro ruolo. Domande? L'ultima slide velocissima, statistiche, non mi spaventate. Allora, queste sono le statistiche dello scorso anno, quando le fate mi sono spaventato anch'io. Allora, io ho fatto lo scorso anno il corso agli studenti di Como, che però erano 92, non 270 come voi. E un dato che per me è stato sorprendente, in effetti avrei dovuto capirlo dalla frequenza in aula già dalla prima lezione, è che su 92 iscritti, 38 io non li ho mai visti. Ok? Quindi come se metà di voi, vabbè, voi siete iscritti in 270, qui sarete, non so, 150 più o meno. 38 non li ho mai visti, quindi considerato che fra i 5 appelli, incluse le provenitine, ho promosso 41 persone, questo sarebbe il 50-49% del totale degli iscritti, ma di chi ha consegnato almeno una volta il 75%. Quindi mi aspetto che la percentuale di chi passa l'esame, di chi viene a farlo, attenzione, non a provare l'esame, ma a farlo seriamente l'esame, sia su questi numeri qua. Una statistica un po' più affidabile è quella del corso precedente, cioè quello per i ragazzi del terzo anno, per cui su 224 iscritti ho promosso 175 persone, che togliendo gli inattivi, cioè togliendo quelli che non si sono mai fatti vedere, diventa il 95%. Okay? Ora, il medio sta virtus tra il 95% di 2 anni fa e il 76%, io considero i numeri con gli attivi, ok? Chi non viene ci avrà altro da fare, non so. Tra il 76% e il 95% c'è di mezzo un bel po' di roba. Il motivo è che chiaramente uno era un corso del terzo anno, uno era un corso del primo anno, e c'è di mezzo il fatto che generalmente molti studenti che abbandonano prima, se no nel terzo anno è più facile che ci siano meno persone determinate. Mi auguro che vi avviciniate tanto a questo 95%, che io ce la metto in vita. Va bene, facciamo pausa.